Del nuovo direttivo cittadino di Forza Italia Lecce. Prima di dare l'inizio ufficiale alla cerimonia di insediamento dei nuovi dirigenti cittadini, sono doverosi alcuni saluti iniziali a partire dal coordinatore regionale di Forza Italia, candidato al Senato nel collegio uninominale Puglia 5 e capolista nel collegio plurinominale di Puglia 2, l'onorevole Luigi Vitali. Accanto a lui oggi un po' il padrone di casa di questa manifestazione, il coordinatore cittadino di Forza Italia Lecce, l'avvocato Cristian Sturdà. E poi saluti alla platea che assiste oggi, che ci accompagna questo pomeriggio, a partire dal componente dell'ufficio di presidenza nazionale di Forza Italia e candidato alla Camera, della Camera dei Deputati, nel collegio plurinominale Puglia 3, il dottor Paolo Pagliaro. Saluto anche alla consigliera provinciale di parità Filomena Dantini e al coordinatore provinciale di Puglia Popolare Luigi Mazzetta. Siamo oggi qui per vivere un altro momento importante del nostro partito. Questa manifestazione si inserisce in una serie di manifestazioni che ormai da mesi ci vedono in prima linea tra presentazioni, insediamenti di nuove personalità di spicco, amministratori e dirigenti che compongono la squadra di Forza Italia in tutto il Salento. Testimonianza questa non solo del radicamento di Forza Italia nel territorio provinciale e regionale, ma anche a testimonianza di come questo partito sia in salute. Sia in salute lo dimostrano non solo i numeri, lo dimostrano le persone. Persone che credono in quei valori liberali e moderati propri dei cittadini italiani, pugliesi, salentini e leccesi. Ecco perché questa manifestazione oggi si inserisce a pieno titolo in un nuovo momento di crescita di Forza Italia Puglia, Salento e adesso naturalmente anche cittadina. Prima di passare alla segna dei nomi dei nuovi dirigenti del Partito Cittadino, la parola passa al coordinatore cittadino di Forza Italia Lecce, l'avvocato Cristian Sturdà. Signori, grazie per essere oggi qui, sono molto emozionato e perdonatemi per questa, come posso dire, forte emozione, ma è evidente che essere coordinatore di un partito importante qual è Forza Italia è una grande emozione, è un grande onore. Ho lavorato in questi mesi, dal 2 dicembre, quando ho ricevuto l'incarico dal nostro coordinatore regionale, con l'unico obiettivo di far crescere il partito nella città di Lecce. Voglio ricordare che negli ultimi anni non esisteva un coordinamento cittadino a Lecce, non esisteva un direttivo, per cui non è stato semplice, siamo dovuti partire da zero. Però con la buona volontà, con tanti amici e soprattutto con una squadra forte e coesa,
siamo riusciti a creare oggi un direttivo importante, fatto di persone per bene, persone serie, professionisti, liberi professionisti, imprenditori e tanta gente della società civile che oggi è qui a rappresentare un momento importante, perché la politica è un impegno, la politica ci fa lasciare a casa le famiglie, ci fa lasciare a casa i nostri figli, ci fa venire qua a passare del tempo e a impegnarci, e non è semplice, soprattutto per chi magari ha una professione, ha veramente tanti impegni. Però io vi ringrazio, perché vuol dire che ci tenete non soltanto al partito, ma soprattutto ci tenete a questo territorio, perché l'obiettivo di Forza Italia Lecce sarà la crescita del territorio. Io, come molti di voi, provengo dal movimentismo. Movimentismo cosa vuol dire? Vuol dire impegnarsi sul territorio a prescindere dal colore politico, vuol dire avere a cuore le sorti della nostra terra, vuol dire portare avanti battaglie come l'alta velocità, vuol dire portare avanti battaglie come l'erosione costiera, di cui nessuno più parla, eppure basterebbe pensare che il nostro turismo, le nostre coste sono la prima risorsa di questo territorio, eppure la Regione Puglia da anni fa orecchie di mercante, si è dimenticata delle nostre spiagge, anzi addirittura si fa la guerra ai nostri imprenditori, si fa la guerra al Samsara, che potrà piacere o meno, ma è un'eccellenza di questo territorio, è una risorsa economica di questo territorio. Noi imprenditori, caro onorevole, dobbiamo incentivarli a venire sul territorio, non li dobbiamo mandare via, noi dobbiamo essere un territorio di accoglienza. E l'unico modo perché questo possa avvenire è mandare persone rappresentative come il nostro onorevole a Roma a battersi per il nostro territorio. Soltanto così possiamo rilanciare le iniziative e le istanze di questa terra. Non ci servono mance degli 80 euro e non ci servono neanche redditi di cittadinanza o quant'altro. Ci serve lavoro, lavoro vero. Il lavoro vero si può produrre soltanto attraverso delle politiche che possano permettere agli imprenditori di investire su questo territorio. Non ci sono altre vie di sviluppo, e questo lo possiamo ottenere in due modi: agevolando la burocrazia che oggi veramente attanaglia le nostre imprese più della pressione fiscale, e creando infrastrutture, perché questa terra è alla fine del mondo, come disse il Papa quando venne in Italia. Per cui dobbiamo cercare di avvicinare il Salento al resto del mondo, soprattutto al resto dell'Europa, visto che ne facciamo parte. E questo è fondamentale, e l'unico modo per poterlo fare è avere l'alta velocità, avere maggiori collegamenti aerei, avere maggiori e migliori collegamenti stradali. Basti pensare che da quando sono nato, che mi ricordo che si parla della maglia d'Euba, e ancora oggi non siamo in grado di avere una strada a doppia corsia da Maglia all'Euba. Questo è qualcosa di inaccettabile. Benvenuta alla neo consigliera comunale Federica Benedetto, che è arrivata alla Camera per il nostro partito, che ringrazio di essere oggi qui presente. E il nostro, come dicevo, il nostro percorso è un percorso che ci deve portare al governo di questo paese, e sono convinto che se noi lavoriamo tutti insieme possiamo battere i populismi, perché non sono i populismi che possono portare una via di sviluppo a questo territorio, non sono le facili promesse che possono dare soddisfazione a tutti noi cittadini, ma sono delle politiche serie, concrete, di gente competente, perché sento tanto parlare di onestà, ma l'onestà senza competenza non serve a niente, non serve a nulla. È quasi meglio una persona disonesta ma competente di una persona onesta che è incompetente. Per cui è fondamentale ripartire dalla competenza, dalla professionalità, dalle qualifiche, da quello che ognuno di noi è in grado di poter dare e di saper dare. Questo è fondamentale, per cui ritengo che questi passaggi per le elezioni del 4 marzo siano fondamentali. Poi permettetemi un passaggio su quanto sta accadendo al Comune di Lecce, perché è la nostra città e noi come direttivo da domani saremo in prima fila, diciamo, a seguire le sorti delle vicende del nostro Comune. È impensabile che il sindaco, che non ha la maggioranza del Consiglio Comunale, chieda ai consiglieri di opposizione di dimettersi. Certo, i consiglieri di opposizione sono pronti a dare le proprie dimissioni, ma è il sindaco che dovrebbe fare
quello che è giusto fare, ovvero dare le sue dimissioni, perché è il sindaco che deve godere della maggioranza all'interno dell'assise comunale, e laddove non c'è questo rapporto fiduciario è lui che deve dare le dimissioni. È una persona che io ritengo una persona trasparente, ma che ultimamente sta avendo dei passaggi poco trasparenti, sicuramente avrebbe dovuto prendere atto di questa carenza di fiducia all'interno del Consiglio Comunale e dare le sue dimissioni. Ha governato per 8 mesi in maniera illegittima, caro onorevole, perché non aveva il governo, ha fatto una campagna elettorale, io dico, di pubblicità ingannevole, perché nel momento in cui ci sono state il ballottaggio, loro dicevano che avrebbero comunque avuto la maggioranza, e non era vero, perché la legge era chiarissima nella sua interpretazione. La legge, abbiamo dovuto aspettare un TAR e anche un Consiglio di Stato, perché hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, 8 mesi buttati al vento di una classe dirigente che non aveva il diritto di governare. Non voglio entrare nel merito se abbia governato bene o male, non avevano il diritto di governare, questo è l'unico passaggio che conta. L'unico passaggio che conta è la rappresentanza, e la rappresentanza si ha con il consenso elettorale. Non è possibile che persone come la nostra Federica, che hanno preso tanti voti, fossero fuori da quel consiglio comunale a discapito di gente magari che aveva preso poche centinaia di voti. Questo è un passaggio assolutamente fondamentale. I nostri consiglieri, come ha ribadito il coordinatore regionale, sono fin da subito pronti a dare le proprie dimissioni. Forza Italia ha sempre detto, dal giorno in cui sono stato nominato, che non intende in nessun modo avere alcun inciucio, alcuna possibilità di mantenere in piedi questa amministrazione comunale. Per cui dal nostro punto di vista, per quanto riguarda Forza Italia Lecce, nessuna possibile sostegno a questo governo. Riteniamo che sia il sindaco che debba dare le dimissioni insieme ai suoi consiglieri, perché oggi sono minoranza, e nel momento in cui, caro onorevole, ci hanno detto che non vogliono seguire il nostro programma, non ci sono alternative, si devono rimettere, perché manca il rapporto fiduciario col Consiglio Comunale, non ci sono alternative rispetto a questo passaggio. Per cui non mi voglio dilungare, voglio solo fare gli auguri a tutti i nuovi consiglieri del nostro direttivo, perché sono persone per bene, sono persone che io ho avuto il piacere di selezionare una a una, su indicazione anche di altri amici, tutte persone che sono sicuro possano portare avanti il nostro percorso di crescita di Forza Italia, perché il mio obiettivo è uno solo, quello di vedere crescere il nostro partito all'interno della città di Lecce. E questa è la mia promessa, la promessa che ho fatto al nostro segretario regionale, insieme a quella di avere una sede, l'avremo quanto prima, e avremo anche uno sportello, ci dedicheremo un giorno a settimana per dare sostegno alla nostra cittadinanza, per dare informazione, per dare soprattutto, insomma, un sostegno di qualsiasi natura. Abbiamo già avviato la nostra mail, faremo una campagna di informazione del tipo di dare informazioni a Forza Italia, dire a Forza Italia quello che non va, in modo tale che noi possiamo trasmettere le informazioni ai nostri consiglieri comunali e portarle nelle assise del Consiglio Comunale, perché questo sarà il compito del nostro partito. Il nostro sarà un partito che è al servizio del cittadino, come dovrebbero essere tutti i partiti e come dovrebbero essere anche gli enti locali, perché gli enti locali, io lo ribadisco sempre, devono essere al servizio del cittadino e non il contrario. Per cui diciamo, questo sarà il nostro obiettivo e il nostro percorso di crescita. Vi ringrazio, e adesso elencherò i nomi dei nuovi consiglieri del nostro direttivo cittadino. Coordinatore inutile, perché tanto lo conoscete, quindi possiamo andare avanti. Vice coordinatore sarà l'avvocato Giorgio Frigoli, un amico, una persona che stimo in maniera assoluta, persona leale, persona per bene, persona capace, come alzati Giorgio, persona come Conte, un'assoluta risorsa per questo partito. Poi abbiamo il segretario organizzativo, il neo dottor Giulio Serafino, che ha meno di 30 anni, per cui il partito è giovane, questo è il nostro obiettivo. Il nostro tesoriere, dottor Fernando Cocola, persona seria, professionista affermata. Poi abbiamo i componenti di ufficio di presidenza nazionale, dottor Paolo Pagliaro, che abbiamo già salutato, su cui non aggiungo null'altro perché lo conoscete tutti in maniera abbastanza bene. Poi abbiamo la vice coordinatrice regionale e consigliera comunale, neo consigliera comunale, Federica De Benedetti. Il coordinatore provinciale e consigliere comunale Pari De Mazzotta.
consigliere comunale Luciano Battista. I nostri consiglieri, ai quali alla prima riunione decideremo insieme quale dipartimento, quale delega affidare. L'avvocato Francesca Conte. L'amico e collega Vittorio Solero. Alessandra Quarta Conte. Iaia Capuzzello. Luca Cosimo Guerrieri. Elio De Santis. Alessandro Vaniglia. Mauro Della Valle. Laura Redondo. Cesare Vernaleone. Adolfo Sarace. Michele Ricci. Andrea Attanasio. Angelo Serafini. Sergio Cannone. Marco Petracca. Rita Stefanelli. Maria Cristina Solombrino. Maurizio Albanese. Lorenzo Alagi. Ecco la terza. Giacomo Scogliamillo. Marcella Perrona. Roberto Delle Rose. Diego Palumbo. Angelo Piperno. Giovanni Rizzo. Giuseppe Romoli, che anche lui oggi non è più venuto. Daniela Miglietta, che anche lei oggi non è più venuto. Questi sono gli uomini e le donne, caro onorevole, che da oggi si impegneranno attivamente sul territorio, creando quel percorso di crescita per il nostro partito e impegnandosi ad aumentare, perché il nostro scopo sarà poi quello di allargare ancora un coordinamento ancora più ampio. Il nostro onorevole ha detto che siamo tanti e c'era tanta altra gente che voleva partecipare, quindi vuol dire che Forza Italia è un partito assolutamente vivo, è un partito che sul territorio avrà una degna rappresentanza. Mirka, perdonami. Mirka Spedicato. Un applauso più forte. Mirka, perdonami, è l'emozione. Perdonami. Rino Martini. Rino Martini era al primo posto. Rino, perdonami. Si è dimenticato più nessuno. No. Per fortuna no, ci siamo, per cui diciamo creeremo anche un coordinamento ancora più ampio di crescita e di sviluppo per il nostro territorio. Ora vorrei cedere la parola all'amico Paolo Pagliaro, faremo un giro con Paolo, con Federica che sono i candidati, un breve giro perché il nostro onorevole deve andare via e poi passiamo la parola alle conclusioni del nostro quotidiano regionale. Dottor Paolo Pagliaro. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Siamo in cammino e quella di oggi è un'altra tappa molto importante, un cammino che è iniziato un po' di anni fa, un cammino che ha portato questo partito a strutturarsi, ad aprirsi, a raccogliere le istanze di questa terra e anche le migliori competenze e le migliori professionalità. Avete seguito con attenzione, ci siamo stati tutti noi in campo in questi lunghi mesi, abbiamo strutturato in ogni comune una nostra presenza, ma abbiamo voluto fare una selezione molto chiara e molto netta, l'abbiamo detto anche con dei termini un po' forti, abbiamo fatto l'analisi del sangue, ma abbiamo scelto persone vere, persone per bene, persone appassionate
alla politica che vivono con spirito di servizio. E oggi più che mai è attualissimo questo concetto, perché questa mattina abbiamo assistito a un teatrino sconcertante, direi veramente squallido, in occasione del Consiglio Comunale, dove si sarebbe dovuta sancire, come dire, la fine di questa amministrazione, diciamocela tutta. Quando in qualche occasione ho avuto modo anche di discutere con il mio coordinatore regionale e cercavo sempre di anteporre a ogni ragionamento i valori, ne avete sentito parlare più volte, l'ho detto un sacco di volte, coerenza, lealtà, onore, la bandiera, la maglia, la squadra. La politica è come la vita, nella vita ognuno di noi ha questi valori, poi in politica non so perché ci si trasforma e tutto è possibile, l'arte del possibile si usa dire, del compromesso in senso positivo ci sta, però guai a perdere di vista i valori. Oggi abbiamo assistito a una squallida pagina di politica, dove non si sa ancora quanti, non si sa ancora chi, tra i consiglieri di centrodestra, o, come dire, hanno smarrito la bussola, o per accordi, accordicchi e probabilmente qualche piccola ricompensa, non sono in maniera compatti andati a votare la sfiducia al sindaco e liberare questa città da un sindaco e da, diciamo, un'amministrazione, chiamiamola così, non conseguente alle sensibilità di questa città. Questa è una città che ha una sensibilità chiara, moderata, liberale, di centrodestra. E allora non capisco per quale motivo dobbiamo continuare a tenere un sindaco che non appartiene, come dire, a questa nostra cultura, la cultura leccese, che è una cultura importante, abbiamo avuto sindaci importantissimi, la nostra amata Diana Poliportone, che purtroppo oggi non è qui con noi, ma io vorrei ricordare con un applauso. E devo dire che oggi io avrei sperato in un'altra conclusione di questo Consiglio Comunale. Forse Italia è stata chiara, netta come al solito, ecco perché probabilmente qualche voto in meno, ma qualche valore in più, è la linea, la strada che dobbiamo percorrere nella scelta degli uomini del Consiglio Direttivo, degli amministratori da portare con noi, delle persone con le quali dialogare. Oggi a me avrebbe fatto piacere, perché poi c'è stata questa coincidenza, iniziare la campagna elettorale su Lecce. Sarebbe stato straordinario, guardate un po', neanche a farla apposta, perché questo appuntamento l'abbiamo programmato molti giorni fa, sarebbe stata una grande occasione per dire allora forza, iniziamo subito la campagna elettorale, Forza Italia è in campo e sicuramente facendo anche tesoro delle esperienze del passato, che sono sempre utili per migliorarsi e per costruire, mettiamo su una bella lista innovativa, forte, con persone per bene, e diamo anche un segnale di un momento, come dire, di rinascita del centrodestra che punti su questi valori. E poi voglio concludere velocemente, siamo in cammino, è vero, quando sei in cammino e delle volte anche in corsa può succedere che prendi una storta, qui a Lecce abbiamo preso una storta, e questa storta ci ha fatto un po' vacillare, ma ci abbiamo impiegato pochissimo a rimetterci in piedi e a continuare a camminare. È vero, noi possiamo oggi contare su un rappresentante, un unico rappresentante per questa città e per questa terra, che è Gino Vitali, al quale, come dire, affidiamo tutte le nostre stanze e tutta la nostra passione. No, c'è anche Stefano, Stefano è l'unico candidato salentino presente, come dire, nel listino proporzionale. Lo sottolinea sempre, e anch'io sono salentino, ma sono esiliato come il Federica, ci hanno esiliato altrove, perché siccome siamo molto bravi, ha detto, siccome voi siete bravi, siete attivi, andate a dare una mano anche al di là dei vostri confini. Noi non ci siamo sottratti, come dire, però oggettivamente, cerchiamo di essere realistici, l'unico parlamentare, come dire, al quale possiamo riferirci, a parte Rocco Palese, che
chiaramente proviene da altro partito, diciamocela tutta, adesso sta con noi, siamo felici, l'abbiamo accolto a braccia aperte, nonostante qualcuno ci avesse detto sempre che si sarebbe dovuto mettere in coda, ma comunque è successo, è candidato all'uninominale, comunque in quel collegio del capo, qui a Lecce città, oggi parliamo di Lecce città, siamo nel coordinamento cittadino, l'unico nostro riferimento è Gino Vitali, al quale già da ora gli affidiamo tutta la nostra passione e tutte le nostre battaglie. Cristian ha fatto un elenco, potrei continuare io fino a domani mattina, di stanze e di esigenze per questa città e per questa terra. Le affidiamo a Gino. E quindi noi abbiamo un compito ancora più arduo. Quanti di voi hanno difficoltà ogni giorno a incontrare gli elettori e spiegargli perché, o meglio, rispondere alle loro giuste domande perché dobbiamo votare Forza Italia? Quanti di voi, alzate la mano per favore, penso che siamo proprio tutti. Vero o meno? Perché dobbiamo votare Forza Italia? Perché noi crediamo in Silvio Berlusconi, perché noi crediamo che questo sia l'unico partito all'interno del centrodestra che può garantire un governo serio e rimettere in piedi il paese, perché crediamo comunque in questa bandiera, perché all'idea delle persone, dei personalismi esistono i valori e siccome l'abbiamo sempre sbandierati non possiamo sottrarci proprio ora e con onore, con impegno, anzi con maggiore impegno dobbiamo supplire al fatto che non abbiamo candidati, diciamo, strettamente legati al territorio. Però abbiamo Gino Vitali, almeno ringraziamolo signore. Vero Francesca, abbiamo Gino, siccome Gino, e sappiamo, e lo diciamo ancora una volta, ha combattuto per noi, e ha combattuto veramente per noi, gli siamo grati e con la stessa gratitudine ci impegneremo al massimo, quindi ragazzi ancora con più impegno, con più passione, con più entusiasmo facciamo votare Forza Italia perché il futuro comunque è sempre, ci appartiene. Grazie a Paolo Pagliaro, cedo la parola alla vice coordinatrice regionale nonché neo consigliera comunale per fortuna. Molto diretta, a microfono molto alto per la mia altezza, ok, come sempre molto diretta, se è mancato o se mancherà qualcuno nelle dimissioni di questo comune di Lecce non è Forza Italia, tutti e tre i consiglieri all'unanimità coordinati ovviamente sia con Gino Vitali che con il nostro coordinatore provinciale che è consigliere comunale Paride Mazzotta, che addirittura è disposto a prendere un aereo per venire appositamente a Lecce a firmare senza alcuna preoccupazione, Forza Italia ha detto chiaramente le nostre non sono le ultime tre firme, le nostre sono le prime tre. Se qualcosa mancherà non sarà il nostro partito. E che questo sia molto chiaro, perché poi nel giochino anche un po' delle acque torbide che si gioca in questi giorni, le posizioni di alcune persone devono essere prive di ogni dubbio. Però diciamo anche un'altra cosa. Questo sindaco e questa giunta non hanno provato in nessun modo in questi 8 mesi a mettere pace o a condividere qualsiasi proposta o progetto. Quando 9 mesi fa, sì, un parto in pratica, è stato deciso che ben 6 consiglieri di centrodestra per il principio della governabilità, che non era assolutamente nella legge, dovevano essere sostituiti da ben altri 6 consiglieri di centrosinistra, hanno provato a dialogare, hanno provato in qualche modo anche a chiedere una collaborazione perché sapevano tutti che prima o poi a questo punto si sarebbe arrivati. Abbiamo vinto il TAR e dopo il TAR io sinceramente sarò forse romantica come direbbe Paolo Pagliaro, però io speravo quasi che il sindaco dicesse ai suoi consiglieri non andiamo avanti con la battaglia legale, perché tanto avete ascoltato tutti gli avvocati di Lecce, anche quelli di area magari non di centrodestra, erano concordi nel dire che sarebbe finita in questo modo. Invece no, i consiglieri di centrosinistra una volta sconfitti al TAR con delle motivazioni, andatevele a leggere veramente, che non lasciavano spazio ad alcuna interpretazione, non solo vanno al Consiglio di Stato, ma in più chiedono addirittura di rimandare alla Corte Costituzionale, perché il trucchetto era facile, grazie alla Corte Costituzionale come hanno guadagnato 9 mesi con il Consiglio di Stato avrebbero guadagnato almeno 2 anni. In questo modo il giochetto era quello di
rimandare la democrazia. Quindi ora, anche in questo confronto all'interno del centrodestra, però non dimentichiamoci che chi non ha rispettato le regole, che chi ha combattuto il voto democraticamente eletto, chi non ha voluto collaborare dal primo momento, è solo il centrosinistra. E che se oggi il sindaco di Avezzano, la stessa identica questione leccese, lo stesso identico giorno si è pronunciato per il suo comune come per Lecce, si è dimesso il giorno stesso. Questo lo dico perché è un po' nella nostra cultura, noi siamo molto autocritici e questo ci rende bravi nelle professioni, questo ci rende bravi in politica, questo ci rende delle persone, dei cittadini in gamba. Però a volte la nostra eccessiva autocritica dimentichiamo anche di guardare cosa sta succedendo a sinistra. Sindaco attaccato alla poltrona che non vuole dimettersi, sindaco che in tutti i modi con i suoi consiglieri comunali hanno provato ad allungare il più possibile i tempi per non far sedere chi democraticamente eletto sugli scranni del comune di Lecce. E ricordiamocelo questo quando anche gli altri all'esterno criticano il centrodestra. Se poi vogliamo parlare di queste elezioni politiche, parliamone. Io sono orgogliosa e onorata di essere la numero 2 del capoluogo e sto portando avanti una campagna elettorale da salentina e pugliese anche ovviamente a Bari, dove stiamo portando le nostre tradizioni. Ma è ovvio che se domani dovesse esserci un'elezione, io l'ho già detto, sono figlia di questa terra, aprirò magari una segreteria anche a Bari per rispetto di quegli elettori, lo dico anche qua perché gli elettori mi hanno insegnato a 14 anni in Azione Giovani che si rispettano sempre, ma il mio territorio, la mia casa è Lecce. E ogni giorno che faccio un confronto, ieri mi sono confrontata con ben 4 candidate, PD, Liberi Uguali e 5 Stelle, ci hanno chiesto i nostri programmi, i nostri progetti, io ho risposto con i progetti di Forza Italia, ho citato la flat tax, ho spiegato che proviene dalla curva di Laffer, l'economista americano, ho spiegato la decontribuzione fiscale per 3 anni più 6, quando quella parola è passata a 5 Stelle, allora lei invece cosa propone per la disoccupazione giovanile e per far ripartire la Puglia? La candidata del 5 Stelle, che era la prima volta che vedevo in 20 giorni, risponde semplicemente: ma è inutile parlare di programmi, finché loro non si tolgono le auto blu e dimezzano gli stipendi, è inutile parlare di programmi. Purtroppo è questo. Ma sapete qual è la cosa più triste? Che in quel confronto, dove io ero riuscita a strappare l'applauso parlando per 20 minuti di numeri, con questa banalità, le riesce a strappare un applauso della folla. Questo che cosa significa? Che oggi questa campagna elettorale è fatta ed è sostenuta da tantissime persone che di pancia e di stomaco stanno votando contro qualcosa, contro dei fallimenti, contro delle delusioni, sì è così. E noi non dobbiamo contrapporci al 5 Stelle parlando di loro o dei loro progetti, ma dobbiamo contrapporci parlando dei nostri sogni, di quello che noi stiamo portando avanti in questa campagna elettorale. Siamo avanti nei sondaggi, è vero, ma ricordiamoci anche che il voto dei 5 Stelle è un voto silente, è un voto di persone che lì magari di stomaco croceranno esattamente quel simbolo come al ballottaggio i nostri cittadini ed elettori di centrodestra hanno crociato Carlo Salvemini per mandare a noi un messaggio di non essere stati ascoltati e forse di insoddisfazione. Però abbiamo imparato questa lezione e oggi Lecce deve, dopo 9 mesi di una cattiva amministrazione, e questo lo dico, di Carlo Salvemini, perché ho tanto da ridire sulla rete Redi che hanno firmato e che ha portato in molte città d'Italia l'insegnamento della teoria gender nelle scuole primarie, ho tanto da ridire per i tantissimi affidamenti diretti e senza bandi che hanno fatto fino ad ora, ho tanto da ridire sul piano traffico che ha visto il tessuto produttivo della nostra società lamentarsi e perdere fondamentali incassi, ho tanto da ridire su molti degli argomenti di questa amministrazione, spero di poterlo fare in quella giunta, io spero allora che tutti noi dopo questi 9 mesi abbiamo anche imparato che il voto contro non serve a niente, che abbiamo degli ottimi rappresentanti e io voterò, perché io voto ovviamente qua con orgoglio, Gino Vitali. Un breve saluto da parte del vice coordinatore cittadino Giorgio Frigoli e poi facciamo fare le conclusioni al nostro onorevole. Buonasera a tutti, saluto l'onorevole Luigi Vitali, il nostro coordinatore regionale, la nostra Federica De Benedetto, vice coordinatrice regionale e neoconsigliera, anche se legittima consigliera da diversi mesi, il dottor Paolo Pagliaro, componente dell'ufficio presidente nazionale di Forza Italia e tutti voi cittadini, e il mio congedo che è appena arrivato.
Solo un brevissimo intervento, perché non voglio togliere spazio a chi parlerà dopo di me, per ringraziare l'amico fraterno Cristian Sturda per avermi invitato quale vice coordinatore, ma soprattutto un grazie a Cristian Sturda a nome di tutto il direttivo. Intervengo solo a nome degli altri, non potendo intervenire 40 persone, e lo ringraziamo di averci dato fiducia nel comporre questo direttivo cittadino che, come dice giustamente Cristian, è fatto di persone che non chiedono nulla alla politica ma hanno solo da dare alla politica, e diciamo che si impegneranno per ascoltare questa città. Il coordinamento cittadino è l'elemento di maggiore prossimità che si può avere in un partito, per cui hanno rappresentato anche la stessa Federica la difficoltà che a volte hanno gli elettori nel raggiungere i politici. Il coordinamento cittadino è l'elemento di maggiore prossimità che possiamo avere in un partito, e quindi il compito che ci prefiggiamo e che ci proponiamo di attuare è quello di ascoltare questa città, di ascoltarla e di portare le richieste dei cittadini ai nostri consiglieri comunali, a chi ci rappresenta nel consiglio regionale, chi ci rappresenterà nella prossima legislatura in Parlamento. Quindi un grazie a Cristian per averci consentito di far parte di questo direttivo, e vi aggiorneremo su tutte quelle che saranno le iniziative di questo direttivo per ascoltare la città e portare le richieste di questa città in comune e oltre. Grazie. Mi presento da solo. Buonasera, vi chiedo scusa, io avevo chiesto a Cristian di anticipare la riunione del direttivo di oggi pomeriggio, perché alle 17.30 dovrei essere a Brindisi, tarderò, ma non è questo il problema. La cosa positiva, poi a Campi, e poi a Ori e poi a Carmiano, quindi voglio dire, la notte è lunga. E la cosa positiva è, facciamo qualche battuta, sennò la politica diventa pesante, che quando sono arrivato qui e ho visto tutti questi amici, ho detto a Paolo e a Cristian, ma è la riunione del direttivo o è la costituzione dell'assemblea costituente? Cristian qui, perché so, un direttivo cittadino così partecipato, oltre ad essere una cosa che apprezzo molto e che della quale mi fa molto piacere, io non l'avevo mai vista, e evidentemente diciamo, è frutto della volontà, dell'entusiasmo, dell'impegno diciamo, di chi ci sta lavorando, di Paolo, di tutti gli amici di Lecce, insomma anche della provincia, che si impegnano in questa Forza Italia che a questa campagna elettorale deve dare lo slancio, deve dare la cifra della differenza di quello che era e di quello che sarà, e questo potrà esserci soltanto con un impegno generale di tutti voi, di tutti noi. E colgo l'occasione per salutare Elio Congedo, e io dico sempre che all'estero mi sento sicuro, perché oltre agli amici di Forza Italia ho una colonna come Elio, quindi insomma me ne approfitto per pensare magari più al territorio che riguarda la provincia di Taranto e di Brindisi, invece di stare più tempo a Lecce. Ma a parte gli scherzi, voglio dire due cose sul comune di Lecce, e poi voglio dire, non devo convincervi del perché e del per come dobbiamo votare Forza Italia. Al comune di Lecce la situazione è esattamente in questi termini. Eravamo sicuri del risultato del Consiglio di Stato, che poi era il risultato del TAR, e immaginavamo che il sindaco Salvemini volesse rispettare la maggioranza consigliare, così come il centrodestra aveva dichiarato di rispettare la volontà dei cittadini che lo avevano indicato come sindaco. Noi non siamo degli sfascisti, non siamo di quelli che tanto peggio tanto meglio, siamo persone ragionevoli, anche perché in questo momento, lo dico forse diciamo attirandomi qualche critica, ma voglio dire, a me piace dire sempre la verità, anche perché in questo momento al comune di Lecce non è che si è raggiunta quella omogeneità e quella compattezza tale da far ritenere oggi che noi siamo in grado domani di fare una coalizione e di indicare un candidato sindaco. Abbiamo bisogno di rodare alcuni meccanismi. Avevamo detto al sindaco Salvemini una cosa molto semplice: tu sei il sindaco eletto dal popolo, noi siamo la maggioranza eletta dal popolo,
non può immaginare di governare in sfregio della maggioranza consiliare, non possiamo gestire noi perché tu sei il sindaco, troviamo un metodo, una via di mezzo che non significa un inciuccio, significa un rispetto reciproco delle prerogative e del ruolo al quale i cittadini ci hanno diciamo così, designato, e facciamo delle cose importanti per la città di Lecce, poi si deve tornare necessariamente a votare perché questa situazione non è una situazione che può andare avanti all'infinito. Il sindaco Salvemini, invece di prendere atto di questa disponibilità, frutto di senso di responsabilità, ha risposto in maniera arrogante, in maniera pervicace, in maniera presuntuosa, rimettendo la palla al centro e dicendo: se volete voi mi mandate a casa, come diciamo, a dire io voi mi mandate a casa, faccio la vittima, torno a votare e quant'altro. Io mi auguro che ci sia un ripensamento da parte del sindaco e che prenda atto che se Lecce ha bisogno di alcune iniziative urgenti si facciano, dopodiché insieme si decide che il Consiglio Comunale deve essere sciolto e la palla passa agli elettori. Se lui è così sicuro di essere diciamo così sugli scudi nella città di Lecce, non dovrebbe avere nessun problema ad andare a votare per riprendersi non soltanto la elezione a sindaco ma anche la maggioranza dei consiglieri comunali. Credo che Forza Italia in questa vicenda abbia tenuto un comportamento assolutamente lineare, assolutamente trasparente, assolutamente corretto, e di questo voglio ringraziare i 3 consiglieri comunali. La partita è finita? Io non lo so se la partita è finita, però diciamo, noi saremo conseguenziali a quelli che saranno i comportamenti e le determinazioni del sindaco. Aperta e chiusa la parentesi, voglio dire che questa campagna elettorale si avvia ormai alla conclusione, i sondaggi non valgono più, i sondaggi potevano andare bene fino a 10-15 giorni fa, oggi i sondaggi, credo che nessun sondaggio sarebbe in grado di percepire, di individuare qual è la sensazione, lo stato d'animo degli elettori, probabilmente ne sappiamo più noi che giriamo, che parliamo, che incontriamo associazioni, categorie e ordini professionali. Credo che in questi ultimi giorni di campagna elettorale noi dobbiamo fare uno sforzo, diciamo così, eccezionale. Io mi sento a tutti gli effetti figlio di questa terra, io sono diciamo, di origini leccesi, mio papà era di Casarano, io sono nato a Tarto e vivo a Francavilla, quindi sono sicuramente un esponente diciamo, simbolico dell'area ionico-salentina, so essere diciamo, ossequioso degli impegni che assumo, so essere leale nei confronti dei territori che mi hanno sempre espresso o quando mi hanno espresso del consenso o della vicinanza. Sicuramente se sarò eletto nell'uninominale, la verità vale anche nel plurinominale, ma io avrei il piacere, oltre che l'onore, di essere eletto nell'uninominale, anche perché, scusatemi, una soddisfazione troppo grande sarebbe quella di battere colui che è stato il responsabile della fuoriuscita di Berlusconi dal Parlamento. E quindi questo sarebbe... non ci sarebbe prezzo a questa soddisfazione. Questo risultato può essere raggiunto, io mi auguro che sia raggiunto, ma se questo risultato sarà raggiunto non ci sarà soltanto il merito del candidato, il candidato fa la sua parte ma è ben poca cosa rispetto al complesso del partito, rispetto ai suoi organi, ai suoi dirigenti, ai suoi militanti, a tutti gli altri candidati. Se il risultato si potrà raggiungere, si dovrà raggiungere, io credo che sarà il risultato di una squadra, il risultato di un complesso di circostanze che andranno verso questa direzione, e quindi vi chiedo, nel darvi gli auguri di buon lavoro e ringraziare Cristian Sturdà per questa iniziativa che veramente diciamo così scrive una pagina nuova. Io ho sempre partecipato a riunioni diciamo di direttivi o di assemblee che non erano così partecipate, quasi a voler dire che il partito appartiene ad un'elite, che il partito è il frutto di una componente limitata. No, il partito è un bene plurale, è un bene pubblico, è aperto a tutti. Tutti hanno il diritto di intervenire, di dire la loro, di discutere, di cercare di portare avanti le loro idee, di confrontarsi con le idee degli altri. Quindi grazie veramente Cristian, ti dico la verità che sei una sorpresa piacevole, e quindi perché io so riconoscere anche diciamo, quando
non è che avevo un cattivo concetto su di te nella maniera più assoluta, però ecco, diciamo, dal mio punto di vista non ti ritenevo capace di fare tutto questo in così poco tempo, e quindi ti devo dare atto di aver fatto un ottimo lavoro con i tuoi collaboratori e di essermi evidentemente sbagliato, perché non ti conoscevo, non perché avevo un pregiudizio nei tuoi confronti. Quindi vi ringrazio, vi auguro buon lavoro per questa nuova avventura. Il 5 marzo scriveremo un'altra storia anche per Forza Italia, perché dopo 3 anni bisogna fare un check-up a questo partito e bisogna vedere diciamo, i dirigenti, le persone che hanno lavorato e meritano di rimanere o di essere chiamati ad incarichi più importanti, quelli che magari non hanno trovato la collocazione giusta, la vocazione giusta e vanno destinati ad altro tipo di attività, ad altro tipo di funzioni. Però la cosa importante è che ognuno di noi faccia quella campagna elettorale che ci metta nelle condizioni il 5 di marzo di guardarci allo specchio e dire: qualunque sarà il risultato, ho fatto tutto quello che umanamente era possibile ed era nelle mie disponibilità. Perché non voglia il cielo che qualcuno di noi possa dire: se avessi fatto quella telefonata, se avessi fatto quell'incontro, se avessi fatto quella iniziativa, se avessi partecipato a quella manifestazione, forse le cose sarebbero potute cambiare. Qui si vince nell'uninominale anche per un voto, e quindi non diamo nulla per scontato e lavoriamo sino alla fine. Da parte mia, oltre a tutto l'impegno che ho messo in questi 3 anni facendo il segretario regionale, che sto mettendo in questa campagna elettorale, sicuramente ci sarà una vicinanza, una presenza, una considerazione particolare per la città di Lecce, per la provincia di Lecce, che comunque rappresenta il 50% del mio collegio. Io vi chiedo scusa se scappo, lascio comunque, vi lascio in buona compagnia e io congedo. La cosa positiva è che finalmente non ci dobbiamo fare, sia pure realmente, le competizioni interne. Noi siamo i candidati di una coalizione, lui è rappresentante di Fratelli d'Italia, io sono l'esponente di Forza Italia. I nostri elettori, votando per il loro simbolo, voteranno per Elio Congedo e per Gino Vitali. Grazie. Un saluto al nostro candidato del collegio Stefano Gallo, e ringrazio per la sua presenza. Cedo la parola all'amico e candidato Elio Congedo. Veramente poco più di un saluto, diceva Gino, che saluto e ringrazio per le parole che ha avuto nei miei confronti, che qui si sente tranquillo perché dovrebbe avere una colonna l'ha chiamata lui. Sono io che, vedendo un direttivo cittadino così numeroso, così appassionato, come dire, tiro un sospiro di sollievo in questa campagna elettorale, diciamo, non semplicissima, no? In cui bisogna stare molto attenti. Ringrazio ovviamente Cristian per l'invito e suo tramite l'intero direttivo cittadino. Faccio in bocca al lupo ai vostri candidati, ai nostri candidati, a Federica, a Paolo, a Stefano, per questa campagna elettorale. Dice, va bene Gino, noi ci affrontiamo questa campagna elettorale con questo sistema un po' innovativo, una parte proporzionale e una parte maggioritaria. Io e Gino siamo candidati della parte maggioritaria, dell'uninominale. Voglio dirlo qui nel direttivo cittadino di Forza Italia, che io sono consapevole che la gara che sono stato chiamato a fare qui a Lecce la poteva fare qualcuno di voi. Grazie a Dio il centrodestra aveva tante figure, Paolo, in grado di potersi spendere in questo collegio. Le dinamiche di coalizione, quelle che portano, come dire, a bilanciare anche le candidature nei collegi, tra i diversi partiti, delle scelte che sono state fatte a livello nazionale di carattere politico, mi hanno dato questa che io vedo, come dire, con un grande onore, una grande responsabilità e anche una bellissima sfida. Una bellissima sfida perché, soprattutto in questa città, il fatto di essere candidato di coalizione ci permette, come dire, di guardare anche a quello che è successo e che potrebbe succedere in questa città. Se c'è un aspetto di questa legge elettorale che, cioè, che nel suo complesso non mi appassiona più di tanto, è quello di essere candidato di coalizione. Cioè, le coalizioni sono dovute mettere d'accordo, ritornando a mettere in piedi quella grande coalizione che ha fatto grande la storia di questa regione.
senza andare troppo indietro al, come dire, al, al motto di Tatarelliana memoria di andare oltre il Po. Qui il centrodestra insieme è una forza, è una potenza. E allora il dato di avermi questa, il dato positivo di questa legge elettorale è quello veramente di averci portato di nuovo ad essere una squadra. Ed è una squadra che su questo territorio, tanto su base regionale, quanto su base provinciale, quanto su base cittadina, ha dimostrato di essere la maggioranza, perché la vocazione di questo territorio è una vocazione di centrodestra. E io vi devo, dire la verità, lo sto interpretando realmente in questo modo. Questo è il primo, diciamo, incontro del pomeriggio in cui mi incrocio con Gino, perché ci incontreremo qui, poi ci incontriamo a Campi, poi ci incontriamo a Carmiano, e nel frattempo, vuol dire, ci sono anche degli altri giri della campagna elettorale. Questo a dimostrazione del fatto che il centrodestra, quando sollecitato nei termini giusti, torna ad essere squadra, torna ad essere coalizione nell'accezione, nel significato più ampio del termine. E io lo sto interpretando come candidato, e mi avvio a concludere per lasciarvi ai vostri lavori, ma spero, se tutto va come deve andare, di interpretarlo anche come possibile parlamentare un domani. Io mi sentirò rappresentante di un'intera coalizione, se i cittadini, grazie soprattutto al vostro aiuto, me ne daranno la possibilità, mi sentirò rappresentante anche di un territorio, ma sarò il candidato del centrodestra e di un collegio che è composto da 18 comuni, 17 oltre il capoluogo di provincia. Non è, dicevo prima, una campagna elettorale facile, c'è delle insidie. Immagino che voi, insomma, vedo che Stefano annuisce facendo campagna elettorale, ci stiamo rendendo conto come sia difficile entrare nelle case, nelle famiglie a chiedere la preferenza, quanta rabbia, quanta insoddisfazione e quanta negatività ci sia nelle famiglie, che spesso potrebbe portargli a un disimpegno perché completamente disilluse dalla politica, cioè, ma non vale la pena votare, me ne sto a casa, o peggio ancora nella cabina elettorale andare a fare qualcosa di veramente strano. E per strano, diciamoci la verità, intendiamo, parlo a dirigenti di partito, non a cittadini semplici, cioè persone che conoscono e sanno ben interpretare la politica, mi riferisco ai 5 Stelle, che è il nostro vero avversario. La sinistra, e ai suoi minimi termini, la spaccatura la rende ancora più fragile, più debole di quanto non lo sia, e di quanto non lo sia anche per il bagaglio di quello che non è stato fatto e di come abbia ridotto questo paese. Però quel voto di protesta potrebbe andarsi incanalare ai 5 Stelle, io credo che noi siamo nelle condizioni di intercettarlo. Se parliamo alle persone, cioè se gli facciamo comprendere innanzitutto che il programma del centrodestra è un programma molto chiaro, pochi punti ma diciamo tranquilli, diciamo veramente percettibili a tutti, cioè il tema della sicurezza e dell'immigrazione, il tema della famiglia, il tema della difesa del Made in Italy, il tema del mezzogiorno è stato completamente abbandonato dal governo Renzi. Ecco, dobbiamo fargli riprendere quindi consapevolezza che ci sono ragioni importanti per andare a votare, che c'è di mezzo il nostro futuro, che quelli che oggi sbandierano e fanno, come dire, che predicano bene e sfogliando i giornali lo vediamo, razzolano non male, ma malissimo, non possono essere il futuro di questo paese. Io sono convinto che riusciremo in questa bellissima battaglia, in questa bellissima sfida. Se mi posso permettere, quello che chiedo è di interpretare questa campagna elettorale come si interpretano le campagne elettorali per elezioni amministrative. Cioè questa settimana appena che ci rimane, dobbiamo veramente impegnarla nel entrare nelle famiglie, nel coinvolgere, nel sensibilizzare amici, familiari, conoscenti. Se noi faremo così, perché poi il passaparola è sempre lo strumento più efficace al di là della televisione, dei manifesti, riusciremo a portare a casa questo risultato. Della televisione, no? Di alcune televisioni, no, di alcune televisioni. E poi, diciamo, rivolgendomi a Christian in rappresentanza a casa di Berlusconi, voglio dire, che è, al quale ci mi lega anche una passione molto forte e molto grande, perché siamo due cuori giallorossi, Christian. Magari questo è l'anno buono sul fronte politico e sul fronte della nostra passione. Grazie ancora per l'invito, per quello che volete dire. Grazie a tutti. Grazie a tutti, una buona serata. Grazie ancora per essere venuti. Mi raccomando, il 4 marzo, Forza Italia. Barrate il simbolo.